Domenica 22 agosto abbiamo concluso a Roccella Ionica i solenni festeggiamenti in onore di San Rocco di Montpellier, questa festa che è stata molto voluta e organizzata da noi giovani della parrocchia di San Nicolò Xalef. Ecco, siamo partiti con questa festa giovedì 12 agosto con l'intronizzazione solenne dell'artistica statua del santo e il suono delle campane della Chiesa Marina a festa. È continuata poi venerdì 13 agosto con l'inizio solenne del novenario ogni mattina qua in Chiesa Marina. Poi sono entrati nel vivo i festeggiamenti a partire dal 16 agosto, da lunedì 16 agosto, il giorno effettivo della ricorrenza liturgica di San Rocco, in cui sia al mattino nella Santa Messa solenne qua in Chiesa Marina e sia la sera, in una solenne concelebrazione eucaristica interparrocchiale in onore di San Rocco, abbiamo benedetto come ogni anno per tradizione i panetti di San Rocco e poi li abbiamo distribuiti a tutti i fedeli presenti, sia al mattino e sia la sera. I festeggiamenti poi sono continuati giovedì 19 agosto con l'inizio solenne del Triduo di preghiera in Chiesa Matrice, che è stato presieduto tutte le sere da Padre Francesco Carlino. E veramente colgo l'occasione di ringraziare i nostri due parroci, perché veramente a Roccella abbiamo la gioia e l'onore di avere due santi parroci nella nostra comunità, Padre Francesco Carlino e Padre Giovanni Giomano. Veramente due sante guide, due santi sacerdoti, al quali veramente va tutto il nostro ringraziamento perché ci hanno sostenuti e ci continuano a sostenere tutti i giorni nel nostro cammino di vita cristiana. Ecco, i festeggiamenti sono continuati appunto con il Triduo di preghiera e si sono conclusi domenica 22 agosto con le messe mattutine qua in Chiesa Marina, alle 7:30 e alle 9:30, più importante quella delle 9:30, la Santa Messa Solenne con la supplica a San Rocco, e poi la sera, in presenza della statua, la solenne concelebrazione eucaristica interparrocchiale in Chiesa Matrice, dopo la quale sono stati benedetti e consacrati tutti i bambini presenti, poi con l'effigie del santo che è stata portata sul sagrato della chiesa, c'è stata la solenne benedizione sulla città di Roccella con l'insignia reliquia del santo e subito dopo c'è stato un momento, per così dire, di sorpresa per tutti i roccellesi. Ecco, veramente siamo molto orgogliosi e soddisfatti di come è stata realizzata la festa quest'anno, perché nonostante è stato un anno difficile, nonostante le limitazioni, no? Quindi tutti i decreti e le limitazioni sia governativi e sia diocesani, a causa appunto del diffondersi della pandemia da Covid-19, abbiamo potuto, nonostante tutto, nonostante tutte le limitazioni, organizzare una bella festa in cui non sono mancati i momenti di preghiera e di spiritualità, ma anche i momenti di cultura. Ecco, per esempio qua in Chiesa Marina abbiamo realizzato una bellissima e suggestiva mostra, due mostre, una mostra iconografica che è stata divisa in due parti, una parte che racconta la vita e la storia di San Rocco, che parte quindi dalla nascita ad arrivare fino alla canonizzazione del santo, e poi anche racconta tutta la pietà popolare che c'è intorno alla figura di San Rocco, quindi i luoghi di culto, le feste, le tradizioni e tutta quanta la vita e la pietà popolare riguardante San Rocco. La seconda parte invece della mostra iconografica, che questa mostra iconografica l'abbiamo chiamata appunto San Rocco il principe di Montpellier, una prima parte quindi che racconta la vita, una seconda parte invece che racconta i simboli, le iconografie di San Rocco, come per esempio il cane, la borraccia, il pane, il bastone. E anche in questa mostra che parlava dei simboli abbiamo voluto aggiungere una storiella molto simpatica riguardante la storia del cane di San Rocco, che veniva chiamato Oreste Oreste. Ecco, a questa mostra si è aggiunta una mostra multimediale Roccella tra storia e pietà popolare, perché abbiamo pensato in quest'anno che non si sono potute ufficiare le processioni, abbiamo pensato, questa è la chiesa nel centro del paese, a due passi dalla piazza principale, abbiamo pensato appunto di realizzare questa mostra multimediale fatta da noi ragazzi, che racconta tutta la storia della pietà popolare di Roccella Ionica, quindi tutte le feste e le tradizioni, partendo dalla Madonna delle Grazie, passando per la Madonna Addolorata e quindi tutte le feste, Sant'Antonio Abate, San Giuseppe, Don Bosco, San Rocco, e poi a concludersi con la Settimana Santa e la Pietà Popolare. Abbiamo parlato appunto anche di San Vittorio, della Madonna Rosaria e di tutte quelle che sono le tradizioni e le feste qua a Roccella Ionica. Due mostre veramente molto belle, realizzate qua in Chiesa Marina, illuminate con delle luci veramente suggestive che abbiamo realizzato noi giovani. È stato un lavoro fatto con fatica, ma è stato realizzato con tanto impegno, tanto amore e tanta passione.
Ecco, questa è stata una festa appunto dove non sono mancati i momenti di preghiera e di spiritualità, come per esempio il bellissimo pomeriggio di adorazione eucaristica e di preghiera di intercessione per gli ammalati la sera del 15 agosto al Santuario della Madonna delle Grazie, un pomeriggio di adorazione eucaristica al quale è stato anche possibile accostarsi al sacramento della riconciliazione in chiesa matrice nel giorno della vigilia della festa, e poi la sera della vigilia della festa qua in chiesa Marina una bellissima veglia di preghiera tra fede e musica dinanzi a Gesù Eucaristia. Quindi una festa bella in cui non è mancata la spiritualità, l'arte, la bellezza, ma soprattutto anche la cultura e la fede.